Che Delfina non si fosse trovata lì. Sì, ma Delfina ha corso un rischio molto grave. Stava per perdere il bambino. Per colpa di questa qua. Come, scusi? La prego, cosa vuol dire? Come sta? Mi brillano i capelli, sì, o no? Sì, sì, sei bellissima. Comunque, finché non sei pronta, non cominciamo, eh? Bene. Tranquilla. Tu chi sei? Il manager, forse? Dai ordini a tutti, eh? No, sono uno che sa stare proprio dove deve stare, per aiutare un'amica. Un amico? Bata, ti puoi spostare? Mi copri la luce, per favore. Sì. Lo ammazzo, giuro che lo voglio fare a pezzi e poi lo voglio appendere così come un quarto di bue. Ehi, sei geloso perché lei sta facendo il filo? Sì, Pippo. Altro che filo ci vorrebbe per quella cicciola. Pippo non si separa un secondo da lei. Lo ammazzo. Beh, da questa parte, signori giornalisti, ecco a voi l'eroina, la paladina della giustizia. Fate pure le vostre domande. Ci racconti. Scusa, sì, scusa, cosa perché c'è tutto questo trambusto? Hanno rapinato la famiglia, la casa di Fritzenwalde, non l'hai saputo? Guarda, qui c'è Sofia. Rapinato? Sì, ha salvato tutta la famiglia, non lo sapevi? E poi che è successo? Mi dica. Deva dire oltre a questo? Voglio dire che senza premeditarlo, senza desiderarlo, senza immaginarlo, senza volerlo, volevi farle del male. Ti avverto che io negherò tutto. Per esempio, da oggi io non ho mai visto il canguro in vita mia. Ma sei pazzo? Capisci? Perché ti sei fatto coinvolgere così? Ma quei ragazzi sono pieni di soldi, Julian. Sono schifosamente sei ricchi, proprio dai. Incosciente, dovrei denunciarti. Va bene, denunciami. Ma che io sappia, il canguro è anche amico tuo. E cosa c'entra? Cosa c'entra questo? C'entra perché se cado io, cadi anche tu. Ma io non c'entro niente con la rapina, sei pazzo? Beh, vai a spiegarlo ai poliziotti. Può darsi che... Vorrei spaccarti il muso, lo sai? Ciao! Qualcosa non va? No, tutto a posto, mettiamo in ordine. Beh, venite fuori, dai. No, siamo occupatissimi qua a riordinare il capannone. Sì, sì. Ma fuori c'è una festa, c'è un sacco di gente. Ah, sì? Ehi, Giulia, mi dai una mano con questo? Sì, sì, sì. Ma dai, ragazzi, venite. Sapete, sono tutti pazzi di curiosità per la storia di Sofia. Tutti vogliono farsi una foto con lei. No, a noi questa storia di foto e personaggi famosi non interessa. Mi dai una mano con questo? Sì, o no? sì, arrivo. Ma guarda che... Arrivo. Il gruppo dalla terapia meglio o peggio? Senti, da queste cose si viene fuori sempre molto peggio di prima. Sì, è vero. Sono tornati o non ancora? No, ancora no. Meno male che ieri sera non eri qui con tutto quello che è successo. No, per fortuna non c'eri neanche tu. Oh, che bello finalmente essere di nuovo a casa. Mattia, spiccioncino. Scusate. Come va? Sto lavorando, Malala. Sto lavorando. Eh? Tu sai che non sto affatto bene, amore mio. Ora ti racconto. Ho un problemino dovuto a questa nottata tremenda che ho passato. Che incubo. Ciao, Maya. Ciao, Flor, com'è andata? Non bene, è stato tutto un pasticcio terribile. C'è Mattias, perché Federico mi ha detto di avvisarlo che sta arrivando. Ok, vado a dirglielo. Che vergogna di piccionologo. Lui dare tutta colpa a Florisienta. Per questo non mi bugiano. Prima ti riempiono di colpe, poi vogliono anche essere pagati. No, giammai. Ehi, fermati, Martin. Cos'è successo? Niente, aspetta che ricomponga le emozioni e poi ti spiego. Visto? Ti avevo detto che la terapia fa male. Non so, io non vado in terapia e non sto tanto bene. Un altro che dovrebbe essere psicanalizzato è il nostro bel Franco. Non è possibile quello che ha fatto con quella ragazza ieri sera, baciare quella stupida invece di stare con me. Cosa? Ho fatto una gaffe. Franco cosa ha fatto? Flor, possiamo parlare un attimo? È successo qualcosa? Avete visto? Di qua, Sofia. È in prima pagina. Sì, qui sul giornale. È lei, la mia amica. Vedi? Eccola là. Ora che è uscita quella foto sul giornale, la conoscono tutti. Sì, è diventata famosa la cicciona ormai. E Sofia? Ah. Sofia. Ragazzi. Che c'è? Clara non vi ha chiesto se io stavo bene o qualcos'altro. Nicholas, non so. Basta con Clara. Basta. Toglitela dalla testa una volta per tutte, amico. È finita, dimenticala. Guarda. Guarda, lei pensa un altro. Ecco. Amore, mi dai un bacio? Andiamo? Va bene. Non mi importa che lei esca con quell'idiota. Ci esca se vuole, non mi importa. Però, come amico, merito che mi chieda se sto bene. Perlomeno questo. E se invece se ne frega, andrò io stesso a dirle tutto quello che è successo. No, aspetta, Nicholas, che vuoi fare? Fermo! Fermo, aspetta. Non puoi affrontare Clara così. Lo sai com'è lei. E non puoi reagire come un bambino di due anni. Aspetta! Che c'è? Che? Che cos'è? Che succede? È lui. Che? Chi è lui? Il ladro! Il ladro? Cosa?
Sapessi, caro, è stato terribile. Quei due uomini con le calze nere sul viso che ci puntavano la pistola. Ti giuro che pensavo fosse la fine, amore. Sì, mio. Deve essere stato molto scioccante. Sì, sì, sì. È stato molto, molto scioccante, davvero, perché non sai, il peggio è stato quando hanno legato mammina come un salame. Ora, dimmi una cosa, si può essere così spietati, tesoro? A te sembra normale? Che cosa? Avrebbe mai potuto fare una povera vecchia, mezza morta? Niente. Assolutamente niente. Io ti giuro su Dio, ho pensato che fosse la fine. Ma che abbiamo fatto noi, che siamo brave persone, perché debba succederci una cosa simile? Proteggimi, tesoro, proteggimi, perché ho veramente bisogno di molta protezione per poter superare questo colpo, questo colpo al cuore che mi ha sconvolta. Scusate. Interrompo qualcosa? No, non interrompi niente. Io stavo solamente chiedendo per favore a Mattias di consolarmi un po', perché francamente non riesco a superare l'incubo che abbiamo vissuto ieri sera. Tutto di ieri sera. È stato terribile, veramente. Tu cosa vuoi? Hai bisogno di qualcosa? Sì, vorrei parlare con lui, posso? Sì, certamente, cara, è ovvio che puoi. Entra, entra, amore mio. Io ti ringrazio tanto davvero, Mattias, per l'appoggio che mi hai dato. Bene. Entra, piccola. Io vado a sdraiarmi un attimo. E voi parlate. Entra, tesoro. Grazie. Io ti ringrazio tanto per l'appoggio che mi hai dato. Perché non metti un freno a questa vecchia strega libidinosa? Perché a me non interessa affatto, Malala. Puoi sederti, vorrei parlare con te. Non ci posso credere. Tranquillizzati, Maya. È una squilibrata. Penso che sia il momento di parlare con Federico di noi. Perché? Perché Delfina mi sta ricattando, io non voglio essere suo complice. E per questo ho fatto finta di essere come mezza morta, capito? Sei un genio, Nilda, sei davvero allora, troppo geniale. Allora, dimmi bene che cosa avete fatto, perché mi diverte. Beh... Lui era già tra le mie braccia e invece è arrivata quella mocciosa stupida. La odio. Ho bisogno di scaricarmi. La vecchia... E allora io ho buttato il barattolo di biglie e hanno cominciato a baraccollare, a baraccollare. Sembrava che stessero camminando sulle uova. Questa è la risata della vecchia. Chi stava ridendo qua? Chi stava ridendo qua? Chi? Io e Thomas stavamo ridendo perché vogliamo, non so, che Nilda si svegli felice, non è no? Nilda. Che risate stupidi. Calma, amico, non ti nervosire, aspetta. Io l'ho visto questo ragazzo un paio di volte parlare con Julian e Piru. Ma tu vuoi dire che è una coincidenza, che hanno... No, questa non è una coincidenza, insomma, no. Allora che sono amici, cosa pensi? Che sono tutti coinvolti nelle stesse cose, capisci? Sono nella stessa banda. No, non capisco, che cosa facciamo? Non lo so, io ho tanta paura e non so cosa fare, non lo so. Sono belle le foto, eh? O no? Sì, sono molto bellissime. Belle. Che bella macchina fotografica che hai. È una buona macchina, sì. Sì, è vero, è così. Cosa vi prende? Niente, proprio niente. Le foto della festa di ieri ci sono già. Andiamo.